Benvenuti, vediamo in questo video come aprire un chart su uno strumento. Questa operazione si può fare o tramite il pulsante che vediamo qui sulla pagina Quick Start, oppure tramite il menu New, dove è presente il tasto Chart, o anche da File, New Chart. Quando si vuole aprire un grafico appare quindi una finestra che chiede alcune impostazioni. La prima è quella del simbolo che si vuole graficare. Quindi premendo sul tasto Select si sceglie il broker al quale si è connesso. Questa finestra non viene fuori se si è connessi ad un solo broker. E cliccando su OK il sistema va a leggere i simboli che abbiamo codificato. Quindi questi qui sono i simboli che, no, che su questo computer sono codificati per utilizzo con WeBank. Prendiamo per esempio l'S&P 500 scadenza dicembre 2018. Doppio clic e si seleziona. Ora si va a scegliere il time frame che si può comporre. Ad esempio scegliamo un time frame a minuto, però scegliamo 5 minuti. E qui impostiamo il numero delle barre storiche che si vogliono visualizzare, 500. In questa parte centrale della finestra invece è possibile selezionare uno strumento sul quale inviare gli ordini. Questa funzione particolare viene utile quando si hanno in questo caso due broker e si vuole per esempio aprire il grafico come abbiamo fatto noi su WeBank e magari mandare gli ordini su sempre lo stesso strumento, però su un altro broker, che può essere Interactive Broker. Quindi andiamo anche qui a selezionare S&P 500 di dicembre. È possibile filtrare i dati storici che si vogliono vedere e qua dà diciamo, la sessione di mercato al quale appartiene lo strumento. In questo caso si dice OK perché sono le 14:41 e la sessione di mercato impostata sul Symbol Merger va da mezzanotte alle 11. Cliccando su OK appare il grafico del nostro S&P 500. Qui vi faccio vedere solo alcune cose, poi per quanto riguarda indicatori, drawing, eccetera, eccetera, li vediamo su un altro video. Diciamo che le funzioni principali sono riportate sui settings, dove ci sono le impostazioni dove per esempio si può cambiare il time frame, si può cambiare il simbolo su cui vengono inviati gli ordini, si può cambiare lo stile con cui viene disegnato il grafico, per esempio candele a barre, si possono cambiare i colori, i font e anche i colori con cui vengono disegnati poi i segnali generati dai trading system. Ecco, in questo caso abbiamo cambiato le candele in barre. Bene, con questo video.